Venerdì 29 dicembre si sono tenute le nuove registrazioni del parterre senior di Uomini e Donne. Ieri pomeriggio, venerdì 29 dicembre 2017, sono state registrate le nuove puntate del Turnover. Come di consueto, la protagonista indiscussa è stata Gemma Galgani, ma c'è stato anche il ritorno inaspettato di una dama, che aveva annunciato l'addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell'articolo troverete alcune anticipazioni su quanto accaduto in studio. Uomini e Donne, Tina Cipollari dona un gigolò alla dama torinese. Prima delle vacanze di Natale, Tina Cipollari aveva annunciato ad un settimanale che avrebbe fatto un regalo particolare alla sua acerrima rivale Gemma, un gigolò. A quanto pare, in quell'occasione la storica opinionista di Uomini e Donne non scherzava affatto. Infatti, a distanza di qualche giorno, la vamp viterbese ha fatto qualcosa che ha stupito non solo la signora piemontese, ma anche tutto il pubblico presente negli studi Helios. La moglie di Chico Anelli ha chiesto ad un assistente di far entrare in sala il suo dono per la direttrice di sala. A quel punto si è presentato Aaron, un bellissimo ragazzo 33enne che, di professione, è un vero e proprio gigolò. Il giovane ha dichiarato di essere stato ingaggiato dalla vamp con uno scopo ben preciso: far compagnia alla Galgani e soddisfarla anche intimamente. Inoltre ha ribadito che da quando fa questo lavoro non è mai andato a letto con una cliente, ma in questo caso avrebbe potuto fare un'eccezione, avendo ricevuto delle disposizioni ben precise. Turnover, Gemma balla con l'accompagnatore, Anna è tornata in studio. Ma quale è stata la reazione dell'ex fidanzata di Giorgio Manetti? La dama torinese, molto imbarazzata per la situazione venutasi a creare, ha stupito tutti. Non ha affatto rifiutato il regalo, anzi ha affermato che per il momento si sarebbe limitata a cenare con Aaron. Successivamente, i due si sono concessi un ballo al centro del parterre, di fronte all'incredulità del pubblico e della conduttrice Maria De Filippi. Inoltre, nel corso della registrazione del Turnover, Tina Cipollari si è accorta della presenza di Anna Tedesco. Quest'ultima non aveva annunciato il suo addio al dating show di Canale 5, a quanto pare ha cambiato idea, alimentando ulteriormente i sospetti di Gianni Sperti. Se desiderate leggere altre anticipazioni su Uomini e Donne e sui suoi protagonisti, vi invitiamo a seguire l'autore di questo articolo.